Salute a tutti. Qui è Teleschianto Castelvecchio con la rubrica Pillole di Storia. Oggi voglio parlare del fiume, che a quei tempi faceva parte delle poche o delle tante risorse che c'erano, dipende dai punti di vista. Il fiume era vita, lavoro, svago e tante altre cose. Quando ci si andava, per qualcuno era come andare in ferie, per qualcun altro invece era lavoro. Le donne, per esempio, che dovevano lavare i panni. Li lavavano e li sbattevano su quelle panche di legno levigate dall'acqua, dall'uso e dal tempo, e lo facevano cantando. Avevano in mano pezzi di sapone che sembravano mattoni. Quella volta non c'era quel prodotto che diceva più bianco non si può, e dopo alcuni anni diceva ancora più bianco. Viene da dire, allora si poteva. Però i panni odoravano di pulito lo stesso. Di pulito naturale. A volte li stendevano sulla bianca ghiaia e li riportavano a casa già asciutti, altre volte li portavano a casa bagnati per farli asciugare appesi anche nei recinti degli orti. Gli uomini pescavano. La pesca era severamente vietata per chi non aveva una regolare licenza, ma con le mani, che a volte questa era più redditizia, si poteva prendere quanto pesce si voleva. E poi c'era la padella pronta che si portava appositamente da casa insieme con olio, farina, sale e pane. Si improvvisava un braciere fatto con grossi ciottoli, la legna d'estate non mancava. Ed infine si mangiava pesce fritto. Se il pescato era generoso, un po' se ne portava a casa per la cena. I ragazzi giocavano e facevano il bagno, cosa che potevano fare solo nei periodi caldi. Molti genitori non glielo permettevano durante la digestione. Babbo, posso fare il bagno? No, devi aspettare fino alle 3. Il bagno, poi, finita la stagione calda, si faceva raramente, solo a Natale, a Pasqua e in caso di una cerimonia speciale. Quella volta non ci si lavava tanto spesso, ma non ci si sporcava neanche così tanto, perché non c'era tutto quello smog che c'è adesso. Comunque, tutti avevano un buon motivo per andare al fiume. Si partiva il mattino presto per scegliere il posto migliore, perché poteva capitare che più famiglie si ritrovassero al fiume lo stesso giorno. Si caricava tutto l'occorrente su di una carretta, la classica birucina. Chi aveva il cavallo era più fortunato. I contadini arrivavano con i loro birocci trainate dalle vacche che venivano anche lavate in quell'occasione. Ma c'era chi il fiume lo usava per altri più sognanti e nobili motivi. Le ragazze fidanzate, le promesse spose che imbiancavano il panno. Si trattava di rotoli di stoffa grezza chiamati in dialetto torcei. Servivano per fare le lenzuola. Le loro mamme li avevano avuti come dote. E ora li davano alle figlie. Alcuni erano tramandati addirittura dalle nonne. Una famiglia meno povera ne aveva sempre una bella scorta. La parte superiore degli armadi era piena di questi rotoli, e se non bastava, c'erano a quei tempi dei mobili chiamati cassoni, i quali ne erano pieni zeppi. Credo che qualcuno, con l'arrivo del benessere, non li abbia più usati per quello che erano stati prefissati. Il compito di queste ragazze era bagnare questi teli e poi stenderli al sole e ribagnarli con l'acqua del fiume presa con delle pale fatte con dei bidoni spaccati a metà a cui si era inchiodato un manico. Prima di questo, però, c'era una preparazione del posto dove dovevano essere stesi. Tutte le impurità venivano tolte con accuratezza e bisognava sempre stare attenti che la spiaggia rimanesse pulita. Oggi passa il pecoraio. Mio Dio, stiamo attenti che le sue pecore, le pecore non passino sopra i nostri panni. Queste ragazze, che restavano al fiume tutto il giorno per un paio di settimane o poco più, tanto poteva durare l'imbiancatura, erano spesso vittime di scherzi fatti dai loro coetanei maschi. Tutte
tutti sopportabili e nei limiti della norma. Ma una volta però esse si portavano il pranzo da casa e lo nascondevano all'ombra, a volte in un canneto. Una volta questi ragazzi glielo rubarono. E quando loro, affamate, perché il fiume, per chi non lo sapesse, fa venire fame, specialmente in quegli anni poi, quando loro andarono per mangiare, trovarono i tegamini vuoti, puliti, come se fossero stati lavati. Scherzo di cattivo gusto e soprattutto atroce. Buona salute a tutti. Ciao!